Chiara della Croce nacque a Montefalco nel 1268. A 6 anni entrò nel reclusorio della sorella Giovanna. Dopo una fanciullezza e un'adolescenza passate in profonda e consolante unione alla passione di Gesù, nel 1288 e per 11 anni Dio permise che provasse l'angoscia della solitudine spirituale. Nel 1290, con le compagne, professò la regola di Sant'Agostino e l'anno dopo fu costretta ad accettare l'incarico di badessa. Nel 1294 ebbe le stimmate della passione nel cuore. Nel 1303 costruì la chiesa di Santa Croce, di cui è rimasto l'oratorio. Nel 1306 sostenne una lunga disputa con Fra Bentivenga da Gubbio, chiamato l'Apostolo, e ne smascherò e denunciò la subdola eresia del libero spirito. Morì il 17 agosto 1308. Pochi anni dopo si svolse il processo ordinario sulle virtù e i miracoli e nel 1318-19 il processo apostolico, nel quale deposero 474 testimoni. Il Cristo le apparve portando una pesante croce, il volto affranto e il passo di chi viene da lungo e deluso cammino. Ho cercato per tutto il mondo un luogo forte dove piantare profondamente questa croce, ma non l'ho trovata. Essa soffriva da 5 anni il silenzio di Dio, con paura ed angoscia. E in quel deserto Getsemani fu crocifissa dal suo Cristo. Sì, Chiara, qui ho trovato il posto per la mia croce. La carne del suo cuore si trasformò, con acutissimi dolori, in croce, in flagello, in chiodi. Attraverso la sofferenza della sua indegnità, di fronte alla purissima santità divina, dallo Spirito Santo fu guidata all'intima conoscenza dell'amore universale di Dio. Io vedo che tutte le cose sono ben fatte e che ogni cosa riflette la giustizia di Dio. E una sola cosa è male, il peccato. Lo Spirito la rese esperta dei cuori umani e le donò una scienza e una sapienza incarnate nell'amore che attrassero alla grata di Santa Croce preti, frati, teologi, vescovi, laici di ogni condizione sociale, santi e peccatori. Io non so dire, affermò Suor Marina, quanto le sue parole erano profonde e quanta consolazione si sentiva nel cuore. Era tutta di Dio e quindi tutta degli uomini, delle sue monache. Vegliava di notte ed era sempre pronta di giorno. Era tutta dei poveri. Qualunque persona povera volesse parlarle o chiedere aiuto, essa offriva con grande benignità non tanto ciò che aveva, ma se stessa. Era tutta degli ammalati, delle lebbrose, delle vittime della violenza pubblica e privata, e per la pace fra le terre dell'Umbria. Sopportò contenta gravi dolori fisici, perdonò sempre e fece sempre del bene a chi la odiava con calunnie e persecuzioni per la sua integrità di coscienza e di vita. Da quella piccola monaca di clausura, in continua e incredibile penitenza, spesso rapita in estasi, ma che si riteneva la donna peggiore del mondo, emanava una straordinaria forza umana e spirituale che attraeva l'amore di Dio, dal male al bene o dal bene al meglio, innumerevoli anime.
vissuta in tempi di profonda inquietudine e di contrasti religiosi e politici, fu incomparabile centro di dialogo e di aiuto per ogni bisogno umano e spirituale, per la ricerca e la difesa della verità e per la testimonianza totale della fede. Non lasciò nulla di scritto. Dei suoi moltissimi pensieri, riferiti dai testimoni, una piccolissima scelta. Alle sue monache. Chi insegna all'anima se non Dio? Non c'è al mondo un insegnamento così buono come quello di Dio. Al fratello, teologo. Devi tenere all'orazione con più tenacia di quanti altri ambiscono qualcosa per superbia. Vorrei che tu non curassi sempre la tua scienza. Anzi, per me, avrei maggior consolazione se tu fossi un servo di cucina del tuo convento, con spirito e devozione, che uno dei teologi di Parigi. Alle monache. Dovete lavorare, anche materialmente. Il lavoro corporale eleva e fortifica l'anima nelle virtù. Al fratello. La vita dell'anima è l'amore di Dio. Dall'amore essa viene unita a Dio, e tanta è l'amicizia di Dio all'anima e dell'anima a Dio, che ciò che Dio vuole, lo vuole anche l'anima, e ciò che vuole una tale anima, lo vuole anche Dio. La vigilia della morte. Alle monache. Nella morte del Signore nostro Gesù Cristo offro l'anima mia e offro tutte voi. Siate benedette da Dio e anche da me. E vi prego, figlie mie, di conservare benedetto il lavoro che Dio mi ha fatto fare per voi. Siate umili, siate pazienti, siate obbedienti. Siate unite nella pace e nell'amore di Dio. Siate tali donne che Dio sia per voi sempre lodato. Morì lietamente, seduta sul letticciuolo, nell'oratorio di Santa Croce. Tutti noi ci allegriamo e cantiamo Te Deum laudamus che Gesù mio messere vole. Non piangete, perché io non vi lascerò come voi pensate. E la sua presenza, di cui il suo corpo e i misteri del suo cuore scoperti il giorno dopo la sua morte sono come un segno, continua da 7 secoli, discreta, ma intimamente benefica. E chi la incontra torna a casa più sereno e confortato e più deciso a vivere con coraggio la sua vocazione cristiana. Oh.